con una nuova rubrica dedicata alle recensioni. Recensioni di prodotti che acquisto sia online che nei negozi fisici. Possono essere prodotti che riguardano la cucina, quindi possono anche essere prodotti di tipo alimentare oppure utensili, o anche prodotti high-tech, oggetti high-tech, e potrei anche decidere di recensire qualche prodotto di moda. Nel video haul che ho caricato qualche giorno fa vi ho mostrato degli acquisti fatti di recente online. Tra quegli acquisti appunto c'era questa Sportcam di cui sto per parlarvi. Questa minicamera mi ha incuriosito per le sue caratteristiche tecniche, in quanto è una, almeno così c'era scritto sulla confezione, è una camera che registra in Full HD 1080 e ha un angolo di registrazione a 140 gradi, ha uno schermo di 2 pollici, uno schermo LCD di 2 pollici e scatta anche delle fotografie. Ho scelto questa minicam perché è piccola, compatta e aveva tanti gadget all'interno della confezione e poi tanti colori tra cui scegliere. A me è piaciuto il color oro. La Sportcam. C'è un pulsante qui sul fronte che si pigia per farla accendere e tramite lo schermo vedo che è accesa. Non so se si riesce a vedere. Sì. La camera è accesa e per iniziare la registrazione basta pigiare il tasto OK qui su e noteremo l'icona della registrazione, il classico puntino rosso. Allo stesso modo lo si clicca per interrompere la registrazione. Dimenticavo di dirvi, prima di utilizzare la Sportcam, conviene dotarsi di una micro SD, che è una classica scheda di memoria, in quanto la microcam senza la scheda di memoria, vedete, dice no card e non ci permette né di registrare né di scattare foto. E al suo... Ok, la reinseriamo. Al lato ha i due tasti per zoomare e tornare indietro perché può zoomare fino a 4x e ha un piccolo menu al suo interno abbastanza comprensibile. La minicam, quindi, per quello che sono le mie intenzioni, quindi per quello che è l'utilizzo che ne vorrei fare, è perfetta. È piccola, compatta, maneggevole, leggerissima. Non penso pesi neanche 100 grammi e di conseguenza mi era sembrato l'acquisto migliore. In realtà, dopo un mese di attesa, quando mi è arrivata, ho constatato utilizzandola che non è una 1080, non registra in 1080, di conseguenza i video non sono in alta risoluzione. Ho potuto constatare che sono dei VGA in realtà e di conseguenza non posso mixarli con i video fatti con la Nikon perché appunto i video fatti con la mia Nikon sono in alta definizione mentre questi no. Di conseguenza non è stato un buon acquisto. Ho notato che le registrazioni in interno, quindi in casa come in questo momento con il classico neon, sono molto scuri, mentre fatti in esterno sia con la luce solare che in una giornata grigia sono sì migliori, ma non hanno niente a che fare con il Full HD. Ecco.
Sono abbastanza delusa da questo acquisto e quindi io la sconsiglio. Soprattutto sconsiglio questa qui, questa che ho preso io. Le altre magari sono migliori. Io sono stata allettata dal fatto che appunto costava poco e in questo caso posso dire che l'ho pagata poco e poco vale. Il mio tutorial termina qui, la mia recensione termina qui. In questo caso la recensione non è stata positiva, in quanto il prodotto che ho acquistato non era realmente come veniva pubblicizzato sul sito internet e di conseguenza volevo appunto condividere con voi l'esperienza. Spero che questo video vi sia stato utile e che quindi facciate più attenzione e non facciate i miei stessi errori, in quanto acquistare ad un basso costo non sempre significa acquistare un prodotto di qualità. Alla prossima! Ciao! Grazie per aver guardato il mio video. Fatemi sapere se vi è piaciuto. Aspetto i vostri commenti. Vi lascio il link ai miei canali social e ai video precedenti. Ciao, a presto!